tempo di mare dobbiamo sempre stare attenti a non prendere troppo sole per evitare di scottarci e spellare. Quindi è sempre bene usare una protezione solare. Ma come funziona l'abbronzatura? E sotto come fanno le creme solari a impedirci di ustionarci? Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi scopriremo tutti i segreti dell'abbronzatura e delle creme solari. Prima di capire come funzionano le creme solari, dobbiamo cercare di capire come funziona l'abbronzatura, ovviamente. E soprattutto da dove proviene. Dalla luce del sole proviene radiazione elettromagnetica sotto forma di luce. Però non ci arriva solo luce, ci arrivano anche radiazione infrarossa, che è responsabile del calore, e la radiazione ultravioletta, che è una radiazione che si trova al limite tra la radiazione ionizzante, ovvero quella che fa male, quella che ci provoca danni, come per esempio i raggi X, e la radiazione non ionizzante, ovvero quella che non ci crea danni. Esistono tre tipi, distinguiamo tre tipi di radiazione ultravioletta: UVC, UVB e UVA. La UVC è la più pericolosa di tutte e può creare danni permanenti, quali per esempio tumori. Fortunatamente la radiazione UVC è completamente schermata dallo strato di ozono, per questo è importante che non distruggiamo il nostro ozono. Le altre due invece provocano danni a lungo termine come tumori o danni meno permanenti come ad esempio ustioni, scottature eccetera, e per evitare danni basta proteggersi con le creme solari e con le dovute accortezze, per esempio un cappello, dei vestiti che schermano la radiazione ultravioletta e occhiali. Tra UVB e UVA, la UVB è quella un po' più pericolosa, è quella che riesce a distruggere, diciamo, il DNA ed è la causa principale di tumori. Ma dall'altro lato è anche la principale causa per cui noi produciamo vitamina D, che fa molto molto bene agli esseri umani. Quindi gli UVB fanno male da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista creano anche dei benefici all'essere umano. Quindi la soluzione sta nel assorbire UVB con le dovute precauzioni. La radiazione UVA è la meno pericolosa di tutte, crea comunque dei problemi, per esempio l'invecchiamento precoce della pelle. Noi abbiamo sulla nostra pelle un certo numero di pigmenti, chiamati melanina. Più melanina abbiamo e più la nostra carne giovane sarà scura. Questa melanina funge già di suo da filtro solare. Che cosa succede quando un raggio ultravioletto colpisce la melanina? La melanina produce altra melanina, quindi l'abbronzatura è produzione di ulteriore protezione contro i raggi solari. Il raggio ultravioletto colpisce la melanina, si produce altra melanina, maggiore sarà la presenza di melanina e più scura sarà la nostra pelle. In realtà però abbiamo prodotto più scudo verso i raggi ultravioletti perché la nostra pelle sa che troppa radiazione ultravioletta fa male. E invece cosa succede quando ci scottiamo? La nostra pelle non riesce a produrre tanta melanina perché la produzione di melanina è scritta nel nostro DNA. Non c'è modo di far produrre più melanina di quanto in realtà ne possiamo produrre dal punto di vista genetico. Quindi a un certo punto la nostra pelle arriverà a non produrre più altra melanina e quindi ci bruciamo. Che cosa dobbiamo imparare da questo? Che non è allungando l'esposizione al sole che riusciamo ad addestrare, tra virgolette, la nostra pelle all'abbronzatura. Se ci scottiamo, ci scottiamo. Se nel nostro DNA è scritto che ci dobbiamo scottare, ci scottiamo. Tipo me. Io non conosco l'abbronzatura, so solo scottarmi. Passiamo alle creme solari. Che cosa fanno le creme solari? Ci proteggono dai raggi ultravioletti UVB. Formano una sorta di filtro per questi raggi. I medici però consigliano delle creme solari ad ampio spettro, così in modo da filtrare anche i raggi UVA, che è vero che sono quelli meno gravi, ma comunque inducono l'invecchiamento della pelle e quindi conviene sempre avere protezione anche verso i raggi UVA. Esistono due tipi di creme, quelle a filtro fisico e quelle a filtro chimico. Le creme solari con un filtro fisico hanno delle sostanze al proprio interno che praticamente riflettono la luce ultravioletta del sole e fungono praticamente da specchi. Le creme solari invece che usano filtri chimici contengono delle molecole che sono in grado di assorbire la radiazione ultravioletta e sono in grado di emettere l'energia assorbita sotto forma di calore. E i numeri 30-50 che cosa significano? Quel numero Sun Protection Factor,
ovvero fattori di protezione solare, che ci sta a indicare quanto ci sta proteggendo dalla radiazione. In realtà quei numeri traggono in inganno chi sta comprando la crema. Mi verrebbe da pensare che la protezione 50 sia il doppio di quella 30 e che la protezione 30 sia il doppio della protezione 15. In realtà non è così. La protezione 15 scherma il 93% della radiazione ultravioletta. La protezione 30 scherma il 95% della radiazione ultravioletta incidente. E la protezione 50 scherma il 97% radiazione ultravioletta incidente. Quindi non è 30 il doppio di 15 e 50 il doppio di 30. È solo per una questione, diciamo, di business. Quindi, anche se c'è un caos riguardante questo SPF, è utile averlo sempre bene a mente e usare il numero adatto alla propria pelle. Giusto qualche tips su come usare la crema solare, anche se resistente all'acqua non vuol dire impermeabile, quindi se fate il bagno è utile che dopo la rimettiate, e prima di esporvi al sole conviene che ad aspettare 15 minuti dopo l'applicazione della crema, in modo tale che la vostra pelle possa assorbire la crema. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video.